Buongiorno, buongiorno. Oggi bicicletta, siamo nella zona di confine vicino alla Slovenia. Stiamo risalendo quella che una volta era la Cortina di Ferro e ecco, adesso sta venendo giù. Ah no, pensavo fossero, sì, sono un esercito, ecco, perfetto. Siamo proprio in pieno clima della guerra fredda e quindi questa è la Valle dello Iudrio. Siamo partiti da Prepotto, risaliamo la valle fino al valico, ex valico di Molino Vecchio, mi sembra. Dopo da lì risaliremo verso Lig, faremo il Monte Corada, poi il Monte Sabotino e dopo per il rientro vediamo un po' come vanno le gambe. Abbiamo un paio di opzioni, quindi oggi un giretto ricco di storia tra prima, seconda guerra mondiale e guerra fredda, in luoghi splendidi dove non passa nessuno. Adesso stiamo pedalando da un quarto d'ora, ci hanno superato un gruppetto di ciclisti che pestavano a tipo 40 all'ora, li abbiamo salutati ed è passato il gippetto dell'esercito. Oggi sono col mio amico veneziano Davide, lo porto a conoscere zone nuove e anche a mangiare, dopo vediamo dove fermarci, qui zona di vino e di agriturismi, frasche e gosnille, cioè si mangia roba lurida, bella pesante, quindi prima si fatica in bicicletta e dopo si mangia. Passavi solo se avevi la propusnica, che era una carta che rilasciavano a chi abitava, perché sennò non potevi, tipo mia nonna ce l'aveva. Questo è lo Iudrio, qua è il confine, questo è proprio il confine. Ah sì, va su. Bene, siamo in Slovenia, abbiamo appena passato il confine e il valico di Molino Vecchio era un valico di seconda categoria, per cui si poteva transitare solo se si abitava, diciamo, in zona. Ad esempio, io, che abito a Udine, non potevo passare. Invece, mia nonna, che abitava a Cividale, aveva questo documento, chiamato propusnica, e poteva passare attraverso questi valichi, che erano, appunto, di seconda categoria. Ora, qui la strada si fa subito bella impegnativa, quindi smetto di parlare e pedalo. No, era questo il pezzo più duro. Cioè, più duro. Dodici. Forse anche un po' di più. 14, infatti, era rimasto un attimo in imbarazzo. 16. È la media, sì. Abbiamo raggiunto la prima meta di oggi, che è la chiesa qui dietro di Maria Zell. È uno dei tre santuari mariani della zona. Uno è Castelmonte, che è qua dietro di me, poi c'è Maria Zell a Lig e Monte Santo, che è più in là, probabilmente dopo dal Corada lo vedremo un po' meglio. Dal paese di Lig siamo saliti, abbiamo fatto una deviazione fino alla chiesa e diciamo al punto panoramico. Adesso pausa banana e poi ripartiamo, riscendiamo e andiamo verso il Corada, che è qua dietro. Qui c'è una chiesetta e appena dietro si vedono i prati del Corada. Bene, dopo Maria Zell siamo arrivati sul Corada, questa è la cima, qui dietro di me c'è il cippo che indica effettivamente la cima, ma diciamo che è un tipo un gran panettone con questi pascoli sommitali
C'è una gran bella vista, c'è un po' di foschia, quindi non si vede benissimo, però diciamo che vista quasi a 360 gradi, c'è qualche albero che un po' copre, però si vede molto bene verso la Slovenia, per cui la valle di Caporetto con i monti dietro Montenero, Monterosso, il Matajur e le valli del Natisone, e poi si vede Castelmonte, adesso ti mostro proprio qui davanti a me, e dietro verso la pianura friulana, mentre dall'altra parte si vede, diciamo, verso la valle dell'Isonzo e tutto il Carso. Durante la prima guerra mondiale sul Kolovrat c'era un osservatorio militare italiano. Qui diciamo che c'era tipo una terza linea, non eravamo proprio vicino, non siamo proprio vicino al vecchio fronte, però era stato, diciamo, militarizzato perché appunto era un ottimo punto di osservazione per controllare tutti i movimenti delle truppe nemiche. Oggi c'è al posto della vecchia casermetta, diciamo, ci hanno fatto un rifugio, tra l'altro è anche aperto, e abbiamo incontrato diverse persone sia in bici ma anche a piedi. Questa è la vista verso la Slovenia. Qui davanti c'è il Montenero, il Monte Rosso, dietro laggiù in fondo quella punta dovrebbe essere il Triglav, e poi ci sono tutti i monti per l'appunto qua della zona di Caporetto, poi Tolmino. C'è la dorsale del Kolovrat, questa qui davanti, poi dietro là c'è il Matajur. Qui davanti, vicino agli alberi, qui c'è Castelmonte, e dopo, vabbè, là dietro c'è il boschetto, ma dietro si vede giù tutta la pianura. Poi qua c'è anche davanti lo Joannaz e dietro le Prealpi Giulie. Questo qua è, diciamo, il cippo che indica la cima. E laggiù, vicino a Davide, qua si vede il terzo santuario mariano che ti dicevo prima, Monte Santo. E poi dietro c'è tutto il Carso, verso Gorizia, verso la Slovenia. Per arrivare fin qui abbiamo fatto un po' di gravel, la strada non è tutta asfaltata. Io credevo fosse asfaltata fino al rifugio, in realtà c'è un pezzo di sterrato. Davide ha fatto un po' di difficoltà con la sua bici, ma alla fine, come i veri, è arrivato fino in cima. E adesso ripartiamo, riscendiamo fino alla strada asfaltata e andiamo verso il Monte Sabotino. Bene, siamo arrivati al rifugio. Metà giro. Metà giro. Bene, siamo a metà giro e non so se lo finisco io perché dopo cioè il piatto era piatto misto, salsiccia, crauti e patate in teccia, 8 euro. Non dice, boh, ti arriva una salsiccia, due patate, due salsicce, un blocco di patate, mezzo chilo di crauti. L'unica cosa positiva è che diciamo che il dislivello abbiamo fatto, diciamo, i due terzi, per cui adesso torneremo indietro, finito tutto questo bel pranzetto, torneremo indietro verso Smarno, quasi in discesa con poca salita, poi vediamo se scendere verso San Floriano o fare il giro un po' più corto, però diciamo che il grosso del dislivello è fatto, quindi possiamo goderci un bel pranzetto qui al sole e poi ripartire in tutta calma. Attualmente il Monte Sabotino è diviso tra Italia e Slovenia. Noi siamo nella parte slovena, poi qua dietro a veramente meno di un chilometro c'è la cima italiana dove c'è anche una casermetta dell'esercito italiano. Durante la prima guerra mondiale questa era tutta zona italiana, qui ci sono delle trincee, poi ci sono delle gallerie che passano la montagna e vanno, diciamo, dall'altra parte, verso la valle dell'Isonzo. Il Monte Sabotino era stato conquistato dagli austro-ungarici, poi nel 16 è stato ripreso dagli italiani e poi è stato mantenuto fino a Caporetto. Qui si sono svolte 4, mi sembra, delle 12 battaglie dell'Isonzo,
Ci sono stati parecchi morti, anche solo per semplicemente conquistare il Monte Sabotino sono stati circa 1000 morti tra italiani e austro-ungarici, che è considerata una perdita non troppo alta per quei tempi. Poi la zona è rimasta italiana dopo, tra le due guerre, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando poi con la ridefinizione dei confini è diventata praticamente Jugoslavia, e poi è rimasto un territorio un po' controverso fino agli anni 90, con la caduta del muro di Berlino. Qui tra l'altro c'è una cosa molto particolare: c'è una strada che parte dalla Slovenia, attraversa il territorio italiano e rientra in Slovenia senza confini, fatta negli anni 80 per chi lavorava in zona per accorciare i tempi. È una strada praticamente bunker, cioè questa mega trincea, la strada ci corre dentro, a quel tempo non ci si poteva fermare, non si poteva fare foto. E poi qua tutta la zona, cioè, mi hanno un po' raccontato certe storie assurde in cui bisognava stare attenti che i capi di bestiame non andassero oltre il confine, o semplicemente che un pallone non finisse oltre il confine, perché sennò ti puntavano i mitra. Quindi insomma sono zone che fino a un po' di anni fa erano molto particolari e diciamo che per i giorni nostri sembrano cose impossibili. Dal Sabotino siamo scesi prima attraverso, passando vicino a Smarno, dopo da Smarno siamo andati a Gorje Cerovo, dove è passato anche il Giro d'Italia, abbiamo fatto la salita al contrario, poi da lì Casteldobra, Neblo e poi una salita infernale che dopo circa 75 km si è fatta ben sentire, e siamo arrivati di nuovo a prima Goloberdo, famoso per il distributore di benzina, e dopo adesso siamo di nuovo qui a Prepotto. Giro in tutto un'ottantina di chilometri, circa 1500 di dislivello, in posti assurdi, cioè in giornata avremmo visto sì tipo 20 trattori, ma poi abbiamo incrociato qualche altro ciclista e basta, pochissime macchine, asfalto perfetto, cioè neanche una buca in tutto il giro. E poi si è sempre fuori dalle palle, cioè posti bellissimi, boschetti, vigneti, pascoli, bellissimo, veramente un super giro. Sotto metto la traccia su Strava e forse magari la metto anche su Komoot, che l'avevo valutata lì. Davvero un bel giro, poi si può anche accorciare, non per forza bisogna farlo così lungo, ci sono diversi sistemi, diciamo, per accorciare il giro, sia per il dislivello che per il chilometraggio. Va bene, adesso ci mettiamo via le bici e vediamo se andarci a bere un'altra robetta. Quindi spero che il video ti sia piaciuto, ti ricordo sotto in descrizione troverai tutte le informazioni. Io ti ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto. Davide.